Buonasera suore, bentornati in questo nuovissimo video. Ebbene sì ragazzi, è uscito l'aggiornamento 1.42, che più che un aggiornamento dove ci hanno aggiunto cose strane è stato più che altro un fix per i vari bug che ci sono stati, quindi i vari glitch e le varie cose probabilmente adesso non funzioneranno più. Se avevate un glitch che usavate, provatelo e ditemi se funziona ancora. Purtroppo sono stati fissati alcuni bug, anzi moltissimi bug che fra poco andremo a vedere. E appunto cercherò di trovare delle alternative a quei bug. Per esempio a un bug della duplicazione posso trovargli un'alternativa o queste cose belle. Prima di iniziare il video vi invito a lasciare un bel mi piace per il supporto che state dando, perché siete sempre grandissimi. E vi volevo ribadire una cosa, perché forse per alcuni di voi non è stato chiaro. Le informazioni che vi do io riguardanti i server e cose che usciranno, non ho detto che escono domani, che escono dopodomani, che usciranno più avanti, io vi do solo le conferme appunto di queste cose qui. Io le cose non è che me le invento, non è che le prendo, apro un libro, leggo, dico cavolo, oggi parlo degli zingari, gli zingari esistono. No, io mi vado a documentare, sono in contatto con un team di sviluppo. E ragazzi, con la parte americana stiamo contattando sia io che Vince, parliamo con gli americani, con le cose, quindi abbiamo un team delle persone che prima di venirvi a dire delle cose ci pensiamo, elaboriamo, andiamo a chiedere, chiediamo il permesso e varie cose. Quindi non è che ci inventiamo le cose e le campiamo giù per aria. Quindi tutte le cose che ho detto, aggiungeranno i server? Sì, ragazzi, aggiungeranno i server. Non ho detto che però usciranno domani, ho detto che usciranno, ed è sicuro che usciranno. Perché è sicuro? Su Minecraft PE c'è, su un telefono li hanno aggiunti i server. Su Minecraft PC c'è, certo. Su Minecraft console non c'è ancora. Per forza di cose ci saranno i server. Però io appunto ve l'ho confermata questa cosa. Ora, un'altra cosa. Sì, ci sarà il crossplay. Uno dice no, è impossibile, e invece sì, ne hanno parlato alla live di 24 ore del Minecon. Chi non l'ha seguita non lo può sapere, io e Vince siamo stati tutta la notte ad ascoltarcela. L'hanno detto che ci sarà il crossplay. Ma è anche ovvia come cosa ragazzi, se uno gioca a Minecraft PE e gioca al PC e gioca alla Play, come solo chi gioca alla Play e Xbox, non avreste mai voluto giocare insieme. Magari c'è un vostro amico che è Xbox e voi avete la PlayStation, non vorreste giocare con lui. Pian piano, con tutti gli aggiornamenti, con lo sviluppo anche delle nuove tecnologie, si potrà giocare tutti insieme. Ma è una cosa ovvia. Ora non so se questa cosa sarà a pagamento o meno, perché questo non lo so, non ve lo posso dire. Però è ovvia come cosa che accadrà. Ora lasciamo stare questa piccola parentesi, andiamo avanti. Parliamo dell'argomento di oggi. È uscito l'aggiornamento 2.43. Aspettate che non mi ricordo qual è l'immagine questa. Eccola qua. Perfetto. Allora, changelog. Beh, questa me la sono inventata, mi raccomando. Allora, changelog for patch 1.42. Scusate, non 43, 42. Hanno aggiunto il Fallout Battle Map Pack, che è praticamente la cosa fondamentale dell'aggiornamento. Quindi, oltre a tutti i fix che ci sono stati, infatti sotto vedete fix, hanno aggiunto questo, il Battle Fallout Battle Map Pack. Ragazzi, ora ve lo faccio vedere. Sono 4 nuove mappe minigame, molto carine. Devo dire, non le ho provate da dentro, ma sembrano carine dalle immagini. Ve le faccio vedere. Le vedete subito qui. Aspettate che vi sposto le cose così le potete visualizzare. Ok, eccole qua. Perfetto. Allora, questa è la prima. Si chiama Atomics e affronta i pericoli della galleria General Atomics. È un amico nemico, riuscirei a evitare trappole esplosive nascoste. È un bellissimo battle minigame che si potrà giocare. Occhio, perché ci saranno dei pericoli, potreste saltare in aria da un momento all'altro, si spostano i muri e le cose. Però carino. Poi Libertalia. Combatti nelle acque turbolente di Libertalia, che governerà i mari in questo cimitero di navi. Praticamente ragazzi, ci sarà stata una guerriglia fra navi, si sono diroccate, quindi ci saranno cose strane. Insomma, combattete in un vecchio cantiere navale dove ci si sono scontrati. Sembra molto figo anche questo. Campidoglio. Oh la madonna, questa è carina. Arrampicati sulle rovine. Chi risorgerà dalle macerie per combattere in questa terra desolata? Sarà una vecchia città, ragazzi, abbandonata, e ci dovrete combattere dentro. Secondo me questo map pack merita tantissimo. Primo perché Fallout è tanta roba come gioco. Ce l'ho anche Fallout, vi devo dire. Per tempo non sono riuscito a giocarlo, Fallout 4, ma vi devo assicurare che è tantissima roba. Tutte queste mappe
al fatidico costo di 2,50 euro. Per la precisione, ragazzi, 2,49 euro. Io adesso magari le acquisto. Se le volete vedere in un video, le gioco, ve le faccio vedere senza nessun problema. Lasciatemi un like e scrivetemi nei commenti se le volete vedere nel prossimo video. E fatemi sapere se le acquisterete. Comunque, ragazzuoli, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi darò a lasciare un like, un commento, di iscrivervi ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, iscrivetevi, passate sul canale Telegram per tutti gli spoiler, tutte le cose che arriveranno più avanti. Io vi ringrazio ancora tantissimo e noi ci becchiamo in un prossimo video. Wow!